Una bellissima isola vicino le coste dell'Africa, una meta da sogno per i turisti. Finché una bomba all'aeroporto non provoca un disastro. In soli 8 minuti, nel peggior incidente aereo della storia, perdono la vita 538 persone. Servendoci della computer grafica, vi riveleremo le cause della tragedia. I disastri dipendono da una concatenazione di eventi e da decisioni critiche. Tutto quello che accade in quei secondi fatali. Europa, Isole Canarie, Tenerife. Domenica 27 marzo 1977. Los Rodeos è il tranquillo aeroporto dell'isola. Non è utilizzato per un traffico intenso e in genere gestisce solo 5 piccoli aerei al giorno. Ma non oggi. Mezzogiorno. Dopo un volo notturno partito da Los Angeles, il volo Pan Am 1736 è a 2 ore dalle Isole Canarie. Joan Jackson è assistente di volo per la Pan Am da 7 anni. Sembrava tutto normale. A volte ti capitano dei passeggeri terribili che preferiresti non avere sull'aereo. Quei passeggeri invece erano meravigliosi ed era un piacere assisterli. Jack Redoubt è uno dei 378 passeggeri. È felice di essere a bordo del 747. Negli anni 70, il 747 era il numero uno. Ecco, era grande il doppio degli aerei normali. Jack sta viaggiando in grande stile. Lui e la sua ragazza, Johnny, sono in vacanza. Avevamo i biglietti per la prima classe. Siamo andati nella cabina adibita a cocktail bar. Era molto romantico. Sono diretti alla Gran Canaria, una delle 7 isole canarie, famosa per la natura splendida. Ma oltre che splendide isole, le Canarie sono anche sede di diversi gruppi terroristici che vorrebbero liberare le isole dal dominio spagnolo. Ore 12:30. All'improvviso, il capitano Victor Grubbs riceve un messaggio urgente dal controllore del traffico aereo. C'è un allarme bomba all'aeroporto della Gran Canaria, dove dovrebbe atterrare. Deve dirigersi all'aeroporto Los Rodeos, sull'isola di Tenerife. Il capitano comunica l'accaduto ai passeggeri. Ero preoccupato, come tutti i passeggeri, del resto. Ore 13:38. Il 747 della Pan Am non è l'unico aereo deviato a causa dell'allarme bomba. Un altro jumbo, il volo KLM4805, proveniente da Amsterdam, è stato deviato a Tenerife. A terra prima dell'aereo della Pan Am. Altri 3 aerei sono già atterrati. L'aeroporto di Tenerife è piccolo. C'è solo una pista e i controllori di traffico non sono abituati a così tanti e grandi velivoli. Per di più è domenica e di servizio ci sono solo 2 controllori. I passeggeri del volo della KLM si dirigono ai salottini dell'aeroporto. Ore 14:15. Il 747 della Pan Am a terra. Si affianca all'aereo della KLM in attesa che riapra l'aeroporto della Gran Canaria. La Gran Canaria è a soli 25 minuti di volo, ma ci vorranno ore prima che la polizia possa revocare l'allarme bomba. Nessuno sa per quanto tempo dovranno restare a Tenerife. L'aeroporto Los Rodeos è situato ai piedi del Teide, il terzo vulcano più grande della Terra. Il Teide domina l'isola e ne influenza il clima. Finora la giornata è stata soleggiata, ma le condizioni possono cambiare da un momento all'altro. L'aeroporto si trova a 632 metri al di sopra del livello del mare.
Le montagne sono spesso avvolte da nuvole basse e l'aeroporto è coperto da una fitta nebbia. Quando è atterrato l'aereo della Pan Am, il tempo era ancora buono. Le condizioni erano molto buone. La visibilità era ottima. Notai che l'aeroporto era fatiscente, direi quasi medievale. L'aeroporto Los Rodeos ha aperto nel 1941. I servizi sono molto limitati. Non c'è un radar per monitorare gli aerei a terra e quel giorno le luci sulla pista sono fuori servizio. 5 grossi jet sono stati deviati in un aeroporto che non può supportarli. I salottini dell'aeroporto sono sovraffollati. Ai passeggeri della Pan Am viene vietato di lasciare l'aereo. L'assistente di volo apre il portello per far entrare dell'aria fresca. Dovevamo aspettare. Ma l'attesa si faceva lunga e ci stavamo annoiando. Volevamo partire. Ore 14:30. La polizia della Gran Canaria ha rimosso la bomba e i passeggeri sperano di poter presto raggiungere la loro destinazione e godersi la vacanza. L'aereo della Pan Am è pronto, ma non può decollare. Davanti a lui c'è il jumbo della KLM che si sta rifornendo di carburante. Per far entrare 55.000 litri di carburante nel serbatoio ci vorranno 30 minuti. L'aereo della Pan Am deve aspettare. I piloti volevano decollare, quindi avrebbero preferito che l'aereo della KLM non avesse fatto il rifornimento. Ma l'attesa continua anche dopo il rifornimento. Senza dare spiegazioni, le autorità spagnole costringono gli aerei ad attendere altre 2 ore. Alle 16:56, il capitano della KLM, Jacob Van Zanten, chiede il permesso per rullare. 2 minuti dopo, il via libera della torre di controllo. Sull'aereo della Pan Am, Jack nota che il tempo sta cambiando. Stava calando la nebbia. Era piuttosto fitta. Non riuscivo più a vedere l'aeroporto. Sembrava notte. L'aereo della KLM si posiziona sulla pista. A bordo 248 passeggeri più l'equipaggio. I controllori di traffico danno ordine ai piloti di procedere fino alla fine della pista, voltare di 180 gradi e attendere una schierita per il decollo. La visibilità è inferiore ai 300 metri. I controllori non possono vedere gli aerei sulla pista e non dispongono nemmeno di un radar di terra. Possono soltanto comunicare via radio. Ore 17:02. I controllori danno all'aereo della Pan Am il permesso di disporsi sulla pista dietro l'aereo della KLM. Ordinano ai piloti di voltare alla terza uscita e aspettare. Le condizioni atmosferiche stanno peggiorando. Eravamo sulla pista dietro l'aereo della KLM. Non si riusciva a vedere nulla, neanche la terra, per quanta nebbia c'era. Ore 17:04. L'aereo della KLM sta voltando di 180 gradi e si sta disponendo in posizione di decollo. L'aereo della Pan Am è dietro di lui sulla pista. Il pilota e il copilota stanno cercando la terza uscita, ma non conoscono l'aeroporto e a malapena riescono a vedere la punta del loro aereo. Dissi, guardate che nebbia, non riusciremo mai a decollare, non riusciamo nemmeno a vedere il secondo motore, che sarebbe il motore a bordo. Non potevamo decollare. Ore 17:05. L'aereo della KLM è in posizione. Dopo 3 ore e mezzo di ritardo, il capitano Van Zanten è finalmente pronto per il decollo. Ore 17:06. Il capitano toglie il freno. E il 747
avanza contro l'aereo della Panam, avvolto nella nebbia e ancora sulla pista, a soli 1400 metri di distanza. Un jumbo della KLM avanza sulla pista con una fitta nebbia. Ma un altro jumbo della Panam è ancora sulla pista. Jack e Johnny sono sull'aereo della Panam. Johnny disse, che nebbia, chissà cosa accadrebbe se decollassimo. Le risposi scherzando, non preoccuparti, se precipitiamo non sentirai nulla. Ore 17, 6 minuti e 18 secondi. La torre di controllo ordina all'aereo della KLM di aspettare. Non decollate, attendete istruzioni. Ma non attendono. Il capitano Van Zanten aumenta la velocità lungo la pista. Ore 17, 6 minuti e 45 secondi. Il copilota della Panam guarda fuori e vede qualcosa di terribile. Il jumbo della KLM sta avanzando proprio contro di loro. A bordo dell'aereo della Panam ci sono 394 passeggeri più l'equipaggio. L'unico modo di salvarsi è spostarsi più velocemente possibile. Il capitano Graves della Panam aziona i motori al massimo della potenza. Deve togliersi dalla traiettoria dell'altro 747. Sentì accendersi i motori. Poi abbiamo iniziato a voltare a sinistra con un angolo molto stretto. Via, via! Ma è troppo tardi. Ore 17, 6 minuti e 50 secondi. L'aereo della KLM si schianta contro il jumbo della Panam a una velocità di 290 km orari. Lo schianto fu assordante. Era come se l'aria stessa esplodesse. Sai subito che si trattasse di una bomba. Le parti metalliche si accartocciavano. E poi l'aereo prese fuoco. Pensai, come faremo a uscire? Siamo in trappola. I controllori del traffico sentono lo schianto, ma non riescono a vedere nulla a causa della nebbia. Non riescono a contattare gli aerei via radio. Il 747 della KLM si è scontrato con l'aereo della Panam scoperchiandolo. Dopo l'impatto, il 747 continua la sua corsa e si schianta più avanti sulla pista. Sentimmo un'esplosione terribile. Capii subito che i poveri passeggeri su quell'aereo non sarebbero sopravvissuti. I controllori lanciano l'allarme. Queste immagini ci mostrano i vigili del fuoco mentre tentano di domare l'incendio dell'aereo della KLM. Non ci sono sopravvissuti. A causa della nebbia non hanno idea che a soli 450 metri di distanza sulla stessa pista anche il jumbo della Panam è in fiamme. Jack, senza pensarci un attimo, inizia subito a prestare aiuto agli altri passeggeri. C'era carburante dappertutto. Ne avevo i vestiti zuppi. Dovevamo uscire subito di lì. Così mi misi letteralmente a buttare le persone fuori dal portello. Intanto Joan Jackson e un'altra assistente di volo cercano di salvarsi. Credo di essere uscita su da un'apertura. Poi tesi il braccio e gridai, Suzanne, dammi la mano. La tirai su e ci ritrovammo sul tetto dell'aereo. Il jumbo della Panam è fermo, ma i motori girano ancora al massimo della potenza. Sentivo il rumore dei motori. Si stavano disintegrando e avrebbero scagliato pezzi di metallo ovunque. Ci fu un'altra esplosione e l'assistente di volo che stava aiutando i passeggeri morì sul colpo. È morta decapitata. È stato orribile. Joan e la sua collega sono ancora sul tetto dell'aereo.
Pensai, se saltiamo ci romperemo le gambe e con le gambe rotte non riusciremo mai ad allontanarci dall'aereo. Ma l'aereo sta iniziando a disintegrarsi. La fusoliera era rotta e stava cadendo a pezzi. Abbiamo dovuto saltare a terra per allontanarci dall'aereo. Un'altra esplosione scaraventa Jack fuori dall'aereo. Johnny mi ha detto che sono volato fuori dall'aereo. Quando ripresi conoscenza, ci siamo messi a correre più forte che potevamo per allontanarci. Poi c'è stata l'ultima esplosione. Dell'aereo sono rimaste solo le ali. Delle 396 persone a bordo, solo 61 sono sopravvissute. Joan Jackson e la sua collega se la sono cavata con qualche graffio. Non riuscivamo a credere che ci eravamo salvati in così pochi. Continuavamo a cercare con lo sguardo gli altri passeggeri e i colleghi. Continuavo a ripetermi che forse le altre persone, i miei amici, si trovavano dall'altra parte dell'aereo. Ma la verità è che erano morti. Non riuscivo a crederci. Jack Redoubt ha salvato 12 persone. Ha riportato bruciature di terzo grado alla testa e alle braccia. Mi sentivo come un reduce del Vietnam. È stata una terribile carneficina. Tutte le persone a bordo del 747 della KLM e la maggior parte di quelle a bordo del Jumbo della Pan Am sono morte. È il peggior incidente aereo della storia. In tutto hanno perso la vita 583 persone. Il mondo intero è sotto shock. Il Jumbo Jet è l'aereo migliore di quel periodo. Può trasportare il doppio dei passeggeri di un normale aereo di linea. Sulla pista, quel giorno, non restano che le carcasse affumicate di ben 2747. Sono bastati 8 minuti. Ripercorrendo gli eventi di quel giorno fatale, basandoci sui rapporti ufficiali, vi riveleremo le cause della tragedia. Servendoci della computer grafica, vi porteremo dove nessuna telecamera può arrivare, nel cuore del disastro. Gli spagnoli formano subito una squadra di esperti. L'investigatore Jaime Velarde di Madrid si mette sul primo volo per Tenerife. Quando arrivammo, sentimmo subito un'atmosfera pesante, quasi fantasmagorica, intrisa di tristezza. Si sentiva odore di tragedia. Jaime Velarde va subito sulla pista. Quando si investiga su un incidente, è importante essere più veloci possibile. Davvero. Bisogna vedere e fotografare ogni indizio prima che si deteriori. Arrivano investigatori dall'America e dai Paesi Bassi per rappresentare le nazioni delle due compagnie aeree. Tra gli olandesi c'è Frans Herhardt, che resta scioccato da ciò che vede. Eravamo sconvolti. C'erano rottami ovunque. Incredibile. C'era anche uno strano odore in tutta la zona. Solo più tardi ci siamo resi conto che era l'odore della carne bruciata delle vittime. È stato orribile. Il peggior incidente che abbia mai visto. Gli investigatori devono risolvere molti misteri. Perché il Jumbo della Pan Am si trovava ancora sulla pista? Forse c'era un'altra bomba? Servendoci delle perizie cercheremo di ricostruire la fatale catena di eventi. All'inizio non avanzai alcuna ipotesi. Era ancora troppo presto. Dovevo concentrarmi solo sulle prove e nient'altro.
Per prima cosa bisogna trovare le scatole nere. Vi sono contenuti i dati tecnici e le importanti registrazioni all'interno della cabina di pilotaggio. Vengono presto recuperate, ma c'è un problema. Sono in pessimo stato. Forse ci vorranno settimane per decifrare le registrazioni. Intanto gli investigatori possono concentrarsi su altre registrazioni, quelle della torre di controllo. La tensione era molta, perché forse avremmo scoperto subito chi era il responsabile dell'incidente. Gli investigatori ascoltano attentamente la registrazione. Devono scoprire perché il 747 della KLM è decollato se sulla pista c'era ancora il jumbo della Panam. Forse la torre di controllo gli ha dato il via libera al decollo? 1:23 all'incidente. L'aereo della KLM volta di 180 gradi alla fine della pista. KLM 4805, pronto per il decollo. Attendiamo istruzioni per l'ATC. Questa non è una richiesta di permesso per il decollo, ma di istruzioni riguardo il controllo di traffico aereo, ovvero di istruzioni per quando saranno già decollati. Il controllore fornisce le istruzioni per l'ATC e il copilota della KLM le ripete. 33 secondi al disastro. I nastri rivelano che dopo aver ripetuto le istruzioni, il copilota fa una comunicazione insolita. Amo il decollo. L'investigatore americano Bill Edmonds è piuttosto perplesso. Non riuscivamo a capire bene se il copilota diceva iniziamo il decollo oppure siamo in fase di decollo. Iniziamo il decollo vuol dire siamo pronti. Siamo in fase di decollo vuol dire abbiamo già iniziato il decollo. 28 secondi al disastro. Il controllore sembra confuso dall'affermazione del copilota della KLM. Ok, attendete per il decollo. Vi richiamerò. Attendete, è l'ultima istruzione fornita dalla torre di controllo. Il permesso di decollo non verrà mai dato. Tuttavia il capitano Van Zanten accelera lungo la pista. Dalle registrazioni sembrerebbe che il pilota olandese abbia frainteso le istruzioni. Quest'uomo, per ragioni che dovremo stabilire, stava decollando senza permesso. Van Zanten è uno dei migliori piloti olandesi. A tal punto che la KLM ha usato il suo volto per la campagna pubblicitaria. È pilota di linea da 27 anni e ha ultimato più di 11.700 ore di volo. Si stenta a credere che un pilota con tanta esperienza abbia commesso un errore del genere. Le prove sembrano contro di lui, ma gli investigatori continuano a cercare. Dovranno attendere ancora diversi giorni per le scatole nere. Intanto continuano con le registrazioni della torre di controllo. E scoprono che nemmeno il pilota della Panam ha seguito le istruzioni. 4 minuti al disastro. La torre di controllo ordina all'aereo della Panam di girarsi alla terza uscita sulla pista. Gli investigatori sanno invece che gli aerei si sono scontrati all'altezza della quarta uscita, vicino alla posizione di decollo dell'aereo della KLM. Perché il capitano della Panam non ha seguito le istruzioni? Il peggior incidente aereo della storia si è verificato all'aeroporto Los Rodeos di Tenerife. Le registrazioni della torre di controllo rivelano che il capitano Van Zanten della KLM è decollato senza permesso. Servendoci della computer grafica e basandoci sulle perizie del governo spagnolo, cercheremo di svelarvi le ragioni del disastro. Il
gli investigatori fanno un'altra scoperta sconcertante. L'aereo della Pan Am ha superato l'uscita indicata dalla torre di controllo. Il capitano Grubbs della Pan Am ha commesso un errore fatale. Per scoprirlo bisogna studiare la disposizione dell'aeroporto. Los Rodeos è molto piccolo, con una sola pista più una pista di rullaggio laterale. Ci sono quattro corridoi di accesso tra pista di rullaggio e pista di decollo. Il giorno dell'incidente i controllori hanno dovuto gestire più aerei del normale perché l'aeroporto sulla Gran Canaria era chiuso. Molti aerei restano parcheggiati sulla pista di rullaggio. Per mettersi in posizione di decollo, gli aerei devono servirsi della pista di decollo stessa. Gli investigatori si concentrano allora sull'esatta posizione degli aerei sulla pista di rullaggio. 4 minuti e 46 secondi al disastro. L'aereo della Pan Am è dietro quello della KLM sulla pista di decollo. I piloti della Pan Am si servono di un piccolo diagramma per localizzare l'uscita C3, ma le uscite non sono visibili e la nebbia sta peggiorando. Mentre avanzano lungo la pista, guardano fuori dal finestrino per provare a contare le uscite. Superano la C1 e poi la C2. Ma non riescono a trovare la terza uscita, la C3. I piloti della Pan Am si trovavano in difficoltà e non erano sicuri dell'uscita a cui dovevano girare. Tuttavia, le registrazioni della torre di controllo confermano le istruzioni impartite. Confermate l'ordine di voltare di 360 gradi a sinistra alla terza uscita? Affermativo, voltare alla terza uscita. Un minuto e sei secondi al disastro. L'aereo della Pan Am supera l'uscita C3 e avanza lungo la pista verso l'aereo della KLM che si sta preparando al decollo. Tuttavia, per prendere l'uscita C3, l'aereo avrebbe dovuto fare una curva estremamente stretta. Secondo gli investigatori sarebbe stato impossibile fare una curva del genere e forse l'hanno pensato anche i piloti. Abbiamo tracciato l'angolo su una mappa. L'aereo non ce l'avrebbe mai fatta. Se io fossi stato il capitano dell'aereo, non credo che avrei provato a fare una curva del genere. Ma se la curva era impossibile, perché il controllore ha chiesto al pilota della Pan Am di farla? Forse il controllore non conosceva i 747. Altri aerei più piccoli avrebbero potuto fare la manovra. Tuttavia, gli investigatori americani credono ci sia un altro motivo per cui il capitano Grubbs ha superato l'uscita C3. Proprio quando si trova all'altezza dell'uscita C3, il capitano viene distratto da ciò che sente alla radio. KLM 4805, pronto per il decollo. Attendiamo istruzioni per l'ATC. Probabilmente stava ascoltando la comunicazione dell'aereo della KLM e si è distratto con la manovra. 35 secondi al disastro. Il copilota della KLM comunica. Amo il decollo. Subito, il pilota della Pan Am si inserisce nella conversazione. Pan Am 1736, siamo ancora sulla pista di decollo. Il pilota e l'equipaggio della KLM ricevono tutte le comunicazioni radio. Avrebbero dovuto sentire che il giambo della Pan Am era ancora sulla pista. Tuttavia Van Zanten, il miglior pilota olandese, mette i motori alla massima potenza e accelera lungo la pista. Gli investigatori ora sanno che i piloti di entrambi gli aerei non hanno seguito le istruzioni della torre di controllo. Per scoprire come mai, devono scavare più a fondo. Forse la risposta è nel comportamento degli equipaggi.
Le registrazioni della torre di controllo rivelano una forte tensione nella cabina di pilotaggio della KLM. Il capitano ha espresso o comunque mostrato una certa fretta. Il jumbo della KLM è bloccato a Tenerife da circa 3 ore e mezzo. Gli investigatori scopriranno in seguito dalle conversazioni radio che Van Zanten si era lamentato perché era di servizio da molte ore e doveva ancora prelevare 300 passeggeri sulla Gran Canaria e riportarli ad Amsterdam. Se si fosse fatto tardi, l'equipaggio avrebbe dovuto rimanere a terra per la notte e la KLM avrebbe dovuto pagare l'albergo anche per tutti i passeggeri. Intanto la nebbia si fa sempre più fitta e la visibilità più ridotta. Il capitano è sotto pressione. Ogni capitano pensa a questi problemi. Lui credeva che appena l'aereo fosse decollato, tutto si sarebbe risolto. In volo il capitano è la massima autorità, la persona che decide tutto. Credo che Van Zanten abbia pensato questo in quel momento. L'Associazione Americana Piloti di Linea ha analizzato i fattori psicologici. Il capitano Van Zanten era anche istruttore alla KLM e negli ultimi 6 anni si era dedicato all'addestramento di giovani piloti. Quando un pilota trascorre più tempo in un centro di addestramento che in volo, finisce con l'abituarsi alla simulazione virtuale. Infatti, il capitano nei 6 anni precedenti ha sostenuto una media di sole 21 ore di volo al mese e nelle 12 settimane precedenti non aveva volato affatto. Bill Edmonds pensa a un fenomeno detto sindrome da addestramento che provoca nei piloti una confusione fra il mondo reale e la realtà virtuale. Con un simulatore di volo puoi iniziare una manovra, fermarti, resettare e ricominciare la manovra da capo. Non corri rischi, quindi se devi fare una cosa la fai senza pensarci. Durante la simulazione l'istruttore fa le veci del controllore. È lui che dà il permesso di ATC e di decollo ai piloti. Quindi non deve attendere il permesso della torre di controllo. Van Zanten era pronto per il decollo. In quel momento tutti i parametri erano positivi per il decollo e quindi lui era pronto a partire. Forse non ha proprio guardato il radar per controllare la sua posizione e quella di possibili altri aerei. Era pronto per il decollo. Gli effetti della sindrome da addestramento su Van Zanten non possono essere provati e resta ancora un altro mistero. 18 secondi all'incidente. Van Zanten spinge i motori alla massima potenza, ma c'erano altri 2 piloti ai comandi. Perché non lo hanno fermato? Le registrazioni della torre di controllo hanno rivelato che il capitano della KLM ha iniziato il decollo senza permesso. Gli investigatori hanno scoperto che il jumbo della Panam ha superato la sua uscita ed era ancora sulla pista. Si attendono le prove contenute nelle scatole nere dei 2 aerei. Potrebbero fornire nuovi indizi. Ogni 747 è dotato di 2 scatole nere. Il registratore dei dati di volo e il registratore della cabina di pilotaggio, che registra gli ultimi 30 minuti delle conversazioni all'interno della cabina. L'investigatore spagnolo Jaime Velarde ha portato le scatole nere a Washington, dove vengono esaminate nei laboratori del National Transportation Safety Board. È stato un lavoro molto difficile, perché abbiamo dovuto analizzare ogni singola voce registrata. Fino a questo punto gli investigatori si sono basati sulle registrazioni della torre di controllo, ma dopo 2 settimane finalmente le registrazioni delle scatole nere sono pronte.
Ci possono volere diversi giorni per ascoltare mezz'ora di registrazione nella cabina di pilotaggio. Bisogna identificare chi parla, cosa dice e cosa sta accadendo nella cabina. Solo quando confrontano le registrazioni delle scatole nere con quelle della torre di controllo, gli investigatori capiscono davvero com'è andata. E fanno una terribile scoperta. Le istruzioni che si sentono perfettamente nelle registrazioni della torre di controllo non erano affatto udibili nella cabina della KLM. Proprio quando il capitano aveva più bisogno della comunicazione radio, una terribile interferenza ha coperto le istruzioni. Patrick Smith è un pilota di linea esperto di disastri aerei. Le comunicazioni con la torre di controllo per noi piloti sono una cosa secondaria. Non pensiamo mai che invece, se si interrompono, potremmo morire. Come in questo caso, un problema tecnico ha causato la morte di centinaia di persone. Il sistema di comunicazione in uso a Los Rodeos nel 1977 è ancora usato in tutto il mondo. Gli aerei comunicano con la torre di controllo servendosi di una linea radio VHF a doppia banda. Tutti gli aerei presenti nell'aeroporto si sintonizzano sulla stessa frequenza per ricevere istruzioni e ascoltare tutto quello che accade. Ma il sistema ha dei limiti. Non è come parlare al telefono, dove due persone possono parlare contemporaneamente. È più simile piuttosto alla comunicazione con un walkie-talkie. Premi il pulsante per parlare. Sulla frequenza può parlare una sola persona per volta. Bisogna aspettare il proprio turno. Se due o più persone si inseriscono sulla frequenza contemporaneamente, ci sono dei problemi. Si provoca un forte rumore, detto eterodina. Il verificarsi di un'eterodina su una frequenza aperta 999 volte su 1000 non comporta problemi gravi. Ma l'incidente di Tenerife è proprio quella probabilità su 1000. L'eterodina ha delle conseguenze. 67 secondi al disastro. Van Zanten ha completato con difficoltà la curva di 180 gradi alla fine della pista di decollo. Il registratore dei dati di volo segnala i motori al massimo. Il registratore della cabina di pilotaggio rivela che il copilota era preoccupato. Aspetta, non abbiamo ricevuto il permesso di ATC. Van Zanten risponde secco. Lo so, chiedilo allora. 44 secondi al disastro. Mentre il copilota chiede conferma del permesso di ATC al controllore, il registratore di dati rileva che Van Zanten sta già accelerando. Non aspetta che il copilota chieda il permesso. 37 secondi al disastro. Decollo! Ma il jumbo della Panam è ancora sulla pista di decollo. Dalle registrazioni della torre risulta che il controllore ha chiesto all'aereo della KLM di aspettare per il decollo. Ok, attendete per il decollo, vi richiamerò. Ma proprio in quel momento, anche il pilota della Panam si inserisce sulla frequenza. Panam 1736, siamo ancora sulla pista di decollo. Controllore e pilota si sono inseriti nello stesso momento. E dalla scatola nera della KLM risulta che la risposta contemporanea ha provocato un'eterodina. Ok. Van Zanten sente solo ok. Non sente che il controllore aggiunge attendete per il decollo, vi richiamerò. Non sente nemmeno il pilota della Panam. Panam 1736, siamo ancora sulla pista di decollo. E continua ad accelerare. Se avesse sentito almeno uno dei due, Van Zanten si sarebbe fermato. Invece le due comunicazioni erano simultanee e lui ha sentito solo l'eterodina. 28 secondi dopo il jumbo della KLM si schianta contro quello della Panam.
L'investigatore olandese ritiene che le recenti scoperte discolpino Van Zanten. È stata una svolta per le indagini. Sono certo che se i piloti della KLM avessero ascoltato i messaggi, avrebbero interrotto il decollo. L'interferenza si è verificata 30 secondi prima dell'impatto, coprendo i due messaggi. Tuttavia, la registrazione della cabina di pilotaggio rivela che Van Zanten ha ricevuto un ulteriore avvertimento. 24 secondi al disastro. Il controllore spagnolo chiede alla Panam la propria posizione sulla pista. Alfa 1736, riportate la vostra posizione. Il copilota della Panam risponde. Ok, stiamo per lasciare la pista. Questa conversazione era udibile nella cabina della KLM, ma solo un membro dell'equipaggio l'ha ascoltata. L'ingegnere di volo ha capito, almeno in parte. Il Panam è sulla pista. E il capitano, nel mezzo della manovra di decollo, gli dice, che hai detto? Che hai detto? Il Panam è ancora sulla pista. E Van Zanten ha risposto con enfasi, no. No. E l'ingegnere di volo non ha detto più nulla. L'ingegnere era il membro più giovane dell'equipaggio. Zittito dal capitano, non ha osato contraddirlo. Gli investigatori sono molto critici riguardo il comportamento di Van Zanten quel giorno. Ma le ultime analisi riveleranno che il capitano è stato anche molto sfortunato. Il capitano Van Zanten ha iniziato il decollo senza permesso e si è schiantato sulla pista contro il 747 della Panam. Tuttavia gli investigatori scoprono un suo disperato tentativo di evitare il disastro. Pochi secondi prima dello scontro, Van Zanten ha provato a far alzare il suo aereo. Ha sollevato la punta dell'aereo e la coda si è trascinata sulla pista. Avrebbe potuto farcela. Si è sollevato con la punta dell'aereo sopra il jumbo della Panam. Ma il resto dell'aereo era ancora troppo basso. E il motore numero uno dell'aereo ha urtato contro la fiancata destra del 747 della Panam, causando la catastrofe. Ironia della sorte, Van Zanten aveva rifornito il suo velivolo di 55.000 litri extra di carburante per non perdere tempo alla Gran Canaria per il rifornimento. È a causa di quel carburante che non è riuscito a sollevarsi di quei pochi metri sufficienti a scampare il disastro. Il rifornimento può essere considerato un fattore incisivo. Più pesante sei, più tempo ci metti ad alzarti. Il disastro di Tenerife è stato causato da una catena di eventi, una combinazione di errori umani e difetti tecnici. Il pilota ed esperto dell'aviazione Patrick Smith ritiene che la nuova tecnologia possa evitare le eterogine e prevenire incidenti in futuro. È possibile evitare le eterodine. C'è un dispositivo di bloccaggio che può essere inserito nei sistemi di comunicazione degli aerei per evitare le trasmissioni simultanee. Se qualcuno prova a trasmettere contemporaneamente a qualcun altro, la trasmissione viene bloccata e non si può parlare al microfono. Gli ingegneri aerei possono realizzare dispositivi anti-eterodina solo per $13.000, una cifra irrisoria se comparata al costo di un aereo nuovo, $200 milioni. Alcuni aerei stanno provvedendo di propria iniziativa all'installazione, ma non si tratta ancora di un equipaggiamento obbligatorio. Gli investigatori hanno finalmente ricostruito la catena di eventi che ha condotto alla tragedia di Tenerife. Prima, i controllori di traffico hanno ordinato a 2747 di disporsi sulla stessa pista di decollo contemporaneamente. Poi, non riuscendo a vedere nulla a causa della fitta nebbia, il pilota della Panam ha superato la sua uscita. Pochi secondi dopo, il capitano olandese Van Zanten ha iniziato il decollo senza permesso. Infine, un'eterodina nella cabina di pilotaggio della KLM ha impedito la ricezione di messaggi che avrebbero potuto arrestare il decollo.
Per i superstiti del disastro, l'incubo è continuato per diversi mesi. Avevo paura di tutto. Non volevo più guidare l'auto. Non volevo che mio marito si allontanasse da me. Desideravo solo starmene in casa con le tende tirate, come si vede fare nei film alle persone sotto shock. Alla fine, Joan, dopo 3 mesi, ha ricominciato a volare. Faccio l'assistente di volo ancora oggi. Ho alle spalle 34 anni di volo e probabilmente volerò per altri 6-8 anni. Mi piace vedere la Terra dall'alto. Tornato a casa, a San Diego, Jack è diventato un eroe. Jack Redoubt non è solo un superstite, è l'uomo che ha salvato decine di vite sul 747 della Pan Am nella tragedia di Tenerife. Quello che nessuno può capire, a meno che non abbia vissuto una vicenda simile in prima persona, è che lo shock dura anni. Ogni notte, nel primo anno dopo la tragedia, sognavo quelle immagini terribili. Il presidente Carter ha riconosciuto il coraggio di Jack e gli ha inviato un messaggio di gratitudine a nome di tutta la nazione. Un nuovo aeroporto a sud di Tenerife gestisce la maggior parte dei turisti dell'isola. È sul livello del mare e raramente c'è nebbia. Il vecchio aeroporto è ancora aperto e le autorità vi hanno fatto installare un radar di terra. Dopo l'incidente, la pista è in uso per lo più per voli interregionali tra le isole. Tuttavia, oggi, in seguito a un aumento del turismo, all'aeroporto Los Rodeos sono tornati ad atterrare e decollare i grossi velivoli.